Amici, ciao amiche, benvenuti in un nuovo video, anzi in un nuovo vlog. Vi ho detto ieri che mia moglie... Ho messo su un giubbotto coloratissimo, però ragazzi... Allora, vi ho detto ieri che mia moglie aveva chiuso con Primark, infatti siamo venuti al Fiordaliso. Ma perché siamo venuti al Fiordaliso? Non no, per Primark. No, aspetta, scusa. Io no e non lo voglio neanche conoscere. Signor Primark, ci conosciamo per caso? No, veramente siamo venuti qua perché devo cercare il regalo di compleanno per mia moglie. Come se non me l'avessi già fatto abbastanza. Voglio vedere se ne trovo uno che piace a me. Che poi naturalmente che piace a me che piace anche a te però. Okay. Non è che devi piacere a me. Ma guarda che bello queste mimose. Ah, guardate per la festa della donna. Sembrano alberi, eh. Queste piantagioni di mimose. Sono piantagioni. Sì, però particolare perché uno del solito fa. Sai che però. Il rametto. Guarda questa, troppo grande. Qua abbiamo le palme di mimose. No, le sai palme. Che mia madre mi fa venire mal di testa, anche all'erba. Veramente? Sì. Ah. Infatti anche l'odore è troppo forte. Bello. Sono belle, però. Belle, ma non hai visto e così grandi. E infatti sono le piantagioni, amore. Ragazzi, mi sono fermato in questo negozio qua, mia moglie è andata avanti da Primark e c'è una Funko Pop che gli interessa, mi pare di Stranger Things, mi pare tu, quelle c'è un frusagliate lì, vediamo, ah qua c'è tutto, guardate, parte da qua, Eleven, Jonathan, Henry, spero di averlo detto giusto, Eddie, Robin, Dustin, poi c'è, ah no, quello è il soprano, Silvio Dante, Tony Soprano, ah eccola qua, Eddie si chiama, sembra quello di, e quanto costa questa? Se a lei piace sta cosa qua, ma che gusti di difettosi. Vabbè ragazzi, vado a chiedere un attimo in cassa quanto costa questo malloppo. Questa qua se non la da tenere chiusa come le altre, la classica. Vediamo. Non mi ero accorto, il prezzo è sotto, 35,90. Allora ragazzi, dato che mia moglie mi edita i video, ho voluto comunque guardare. Però non sono convinto di quello che voi avete già visto in questo video. Perché è una cosa... Adesso mi faccio, intanto che mia moglie è dentro da Primark, io mi faccio un giro di sopralluogo qua dentro, vedo il primo regalo che mi ispira, che mi piace tutto quanto, glielo prendo senza farlo vedere logicamente, se no non ha senso anche. E me lo faccio incartare, basta, vediamo un attimino, perché lei comunque piace anche Casanova ragazzi, piace Tezenis, piace Swarovski, piace Primar, piace quello che lei mi edita i video ragazzi, comunque deve essere una sorpresa, mega sorpresone, surprise. Allora ragazzi, dato che lei mi edita i video, allora io cosa faccio? Dato che deve essere una sorpresa, una bella sorpresa, io adesso cosa faccio? Giro un po' i posti, però non inquadro dove vado a vedere. O al limite posso far vedere l'insegna, ma non faccio vedere ciò che andrò ad acquistare come regalo di compleanno, perché se no non avrebbe senso. Non sarebbe una cosa, di essere una sorpresa fatta bene e niente, questo è il primo negozio. Faccio solamente vedere che sto entrando da Swarovski, ma non vi faccio vedere cosa le compro, almeno se trovo, perché non è detto che trovi qualcosa. Allora ragazzi, sto entrando un po' nei negozi, mi sono andato a informare anche per... dato che io sto girando col telefono, che non ho più il vetro temperato, non c'ho più la pellicola, niente, l'ho voluto spogliare. Però sono entrato alla casa della carcassa, mi hanno fatto cioè delle cose pazzesche, che infatti il mese prossimo vengo perché costicchiano. Qua c'è Pandora.
però naturalmente anche tennis, cose così. Questo è un blog diverso perché comunque vado alla caccia del regalo, ma non vi posso far vedere, appunto, sapete il motivo. Allora ragazzi, ho visto un po' di cosette, adesso mi vado a bere un caffè e poi penso un attimo a ciò che ho visto, anche perché c'è una vasta scelta di tutto, e poi vediamo un pochettino, perché non è detto che il regalo lo debba prendere qua, vediamo un attimino qua cosa, in quello che ho visto, cosa prendere. Devo essere anche convinto, perché comunque qua nei negozi dove sono andato ci sono cose che piacciono e cose che non piacciono anche a me. Insomma, adesso comunque vediamo un attimino, adesso mi bevo un caffè, mi rifaccio un altro giretto con calma, perché mi voglio fare una bellissima sorpresa, e poi vediamo. Anche perché non è detto che io il regalo non gliel'abbia fatto, già. Magari, mi riferisco anche a te, amore. Allora, caffè bevuto, niente, adesso siamo, diciamo, un po' alla caccia, perché ho visto un paio di cosine carine, devo solamente scegliere che cosa, perché ripeto, voglio fargli un bel regalo, deve essere una bella sorpresa, e devo solo capire esattamente che regalo prendere. Naturalmente non vi posso dire il negozio, se non lei lo capisce. Questo, vedete ragazzi, sto pagando il fatto di non sapere editare il video, mi sta venendo contro, perché se non era bello farvi vedere quello che avrei scelto, però devo imparare, ecco, da questa cosa qua adesso devo imparare per forza a editare, perché così se io volessi fare una sorpresa che non è compleanno, non è perché mi gira di pagina, gliela posso fare tranquillamente, ragazzi. Ah ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che c'è un altro negozio, mi è venuto in mente adesso, perché Fiordalisa è grande come centro commerciale, non è piccolo, però vado diretto, perché comunque preferisco camminare di fuori, anche se piove, però faccio prima che da dentro, cioè faccio, per me è una scorciatoia, e quindi non vi faccio vedere l'insegna, perché comunque le insegne, comunque, come posso dire, dei negozi sostanzialmente, se voi conoscete mia moglie, un po' vi fate anche voi un'idea. Ripeto, io sto guardando, sto valutando, ma non è detto al 100% che il regalo glielo faccia qua, oppure glielo faccia da un'altra parte. Adesso tanto ho ancora tempo, ma penso che allora, il regalo c'è, perché il regalo c'è, però devo valutare se di qua, da un'altra parte, tra oggi, domani, massimo dopodomani, perché devo scegliere proprio bene, sono indeciso, se no faccio il forfait, c'è più sui discorsi e niente. Adesso però, perché guardate, adesso vi faccio vedere perché entriamo dentro. Qua purtroppo devo fare le gincane, non è che voglio inquadrare la gente, non lo faccio apposta. Adesso vi faccio vedere perché. Beh, qua c'è la folletto, ragazzi, non mi interessa. Bimbi. Questo è il negozio di prima. Vabbè, Carpisa. Ah, è vero, Carpisa. E una papiri. E Levis, guardate, Carpisa, una papiri. Se io passo di qua non me la cavo più, ragazzi, però. È un viaggio, guardate quanto è lungo il corridoio, che poi non so se è di qua
o in quest'altro corridoio. Però comunque mi sa che veramente se vado da fuori faccio prima. Primark, già lei dentro. Faccio vedere la camminata che dovrei fare, eh. Se vado fuori faccio prima, non so perché. Ecco, dovrebbe trovarsi da queste parti, cioè in fondo di qua, ma in fondo, in fondo, in fondo. Ah, poi c'è anche The Zenis e niente, perché comunque non mi ricordo neanche dove è quel negozio. Qua cos'è? Ah no, qua là visto, non gli piace niente. E niente, comunque ragazzi, le insegne sono, cioè i negozi sono questi, cioè JD, Adidas, Foot Locker, la Thun, insomma tutti questi negozi qua ragazzi. Allora adesso faccio i giri dove vi ho detto, nei negozi quelli che sono più consoni a mia moglie, e poi prendo il regalo, non ve lo faccio vedere perché ve lo farà vedere lei. Ci sta bene qua dentro. Intanto entro nel primo, ragazzi. Oh ragazzi, sono entrato in macchina, adesso c'è un tempaccio aumentato di piovere, è aumentato la pioggia, ho già fatto quello che dovevo fare. Sentite un attimo, vlog ASMR. Non so quanto si possa sentire. E niente ragazzi, fa freddo, piove. Chi si fida? Mia moglie mi ha chiamato che da Primark e fra un po' mi raggiunge in macchina. Ho detto fai con calma, perché quando serve bisogna fare con calma. E niente ragazzi, comunque soddisfatto. Mi sto guardando i capelli perché ho messo il gel, non mi secca, se si spetti, non sono fatto così. Bene ragazzi, io comunque mi dispiace che che questo vlog l'avete visto così, avete visto solamente le insegne dei negozi, però ripeto, è colpa mia, perché se io sapessi editare video potevo far vedere, e così vi chiedevo, cioè guardavate anche voi ciò che avrei fatto. Questo mi serve da lezione per editare video, ragazzi. Bene ragazzi, io vi auguro buona serata. Io spero che questo vlog alla ricerca del regalo di compleanno, di una bellissima sorpresa, come bellissima è lei, vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto compagnia, ci siamo fatti compagnia insieme. Bene, io vi saluto, vi auguro buona serata. Naturalmente quando farò live stasera questo vlog sarà già uscito, perché non mi metto io, ecco, ho trovato la posizione giusta. E niente, noi ci vediamo, un bacione e ciao.